Cornetto al cioccolato. Tranquilli, tanto non sto facendo l'intro del cornetto video. Aspettiamo, Muri buongi amici. Muri ciao. Buongi. Al baguette, ma dove vai? Ciao amici, siamo in aeroporto a Malpensa perché stiamo per andare a Ibiza e Suri sta pagando con la sua American Express la colazione a tutti. Grazie Suri, grazie. È quella gold, è quella gold. No, no, amore. Sasha sta giocando a lanciarmi in tutti i negozi, ovunque, la mia valigia. E prima me l'ha fatta sbattere contro un manichino. La gente mi guarda male, ma noi non capiamo perché. Mentre Tudor mi ha fatto uccidere sulle montagne russe scale mobili dicendo dei flori slava. No, no, dettagli. Quindi ora Sori ci paga la colazione perché lui è un galantuomo, vero? Dici sì. No, no, sarà una vacanza molto lunga e molto divertente. Quindi ora ci mangiamo il nostro panino. Io la Macedonia, grazie. E ci vediamo dopo da tre grandissime fecchie. Maschere. Il terzo era Suri, ma si è infilato lui nel frigo. Papà, mi compri le caramelle? Basta, me le ha regalate troppe. Abbiamo un cassetto gigante. Regalatemi le dietorelle gommose, no, non morbide, no, gommose. No. Sì, gommose, gommose. Sasha mangia il panino in una maniera molto alternativa, amore. Mi sento un impasto ritratto. Sono io quella. Sono carina, grazie. Il nostro viaggio inizia con Suri che prova tutte le casse Bluetooth. Quelle a prova d'acqua. Sì, quelle a prova d'acqua perché vogliono, ecco, adesso vogliono far girare tutto l'aeroporto, vogliono vedere una cassa da portare in spiaggia. Ci sono, a parte quando può andare in focus perché tu dormi, ha toccato la videocamera, ok? Sono le persone normali che in aeroporto dormono, parlano, mangiano. Poi vai nella nostra zona e ci sono persone che con le casse ballano. È normalità. Che chi non vorrebbe. Meno male che andiamo di pizza, perché se fossimo andati da qualche altra parte qui la gente ci avrebbe apparecchiato. Che voce che c'hai. Allora siamo in casa da 10 minuti e qui già c'è casino, il lago, perché qualcuno ha lanciato un ferro da stiro. Non ma, è rotto. No, ok. E poi vorrei parlare del suo occhiale che non penso si veda, è completamente spaccato, certo, a metà. Certo Sabri, che avevo delle belle bocce. Sorry, tu in tutto il vlog direi questo. Io dirò che invece che Tudor si è caccato addosso scorreggiato. Non l'avevo ancora detto. L'avevo detto io. Tudor, mi dispiace, io mi volevo salvarti. Ho avuto male al pancino. Allora, Tudor si è cagato addosso. Sorry dirà che ho le bocce. Sasha ha già rotto un sacco di cose. Light. E i nuovi adesso ve li presento. Nuove? Sì. Le nuove, ma qua, bella mamma. Siamo arrivati a Ibiza, cioè l'avrete visto dalla clip precedente. Non ho la minima idea se si possa vedere qualcosa perché in questo momento c'è tipo un sole allucinante. E Tudor ha avuto la brillante idea perché ve l'ho detto, anzi no, non ve l'ho detto. Io non sono andata a letto stanotte perché ho voluto portarmi avanti con i video, nel senso, oddio, guardate questo, che meraviglia! Hanno una curva! Oddio, che bella! E dicevo, ho dovuto creare un sacco di video perché fino al più o meno domenica e li ho voluti fare tutti e quindi stanotte ho saltato la nanna. Quindi Tudor ha avuto la brillante idea di farci fare una cosa come mezz'ora di camminata per portarci a mangiare, che tipo io stavo svenendo praticamente sull'asfalto, ma ok. Abbiamo entrato questo ristorantino dove adesso gli altri sono già seduti a mangiare. Io sono venuta a farvi questa clip perché ho preso delle crocchette di prosciutto che facevano schifo, erano vomitevoli, quindi se venite a Ibiza non mangiate le crocchette di prosciutto. Speriamo che col primo, anzi il piatto unico, vada un po' meglio e speriamo di trovare un letto molto 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 velocemente. Però vi faccio vedere il panorama ora. Ci siamo appena svegliati. Ciao. Ieri poi non ho registrato perché qualcuno in spiaggia
è tipo crollata dal sonno. E non sono io, eh. No, no, non è lei. No, no, non sono io. E poi a cena Tudor ha detto: vi posso, ma mi Sasha, porto in un posto fantastico. Ma Sasha non è mai dolce, ti scorregge e ti ruzza ovunque. Non si nasconde Sasha dolce, perché poi lo sappiamo, devi nascondere le telecamere in casa. Però mi faceva schifo quel posto, non mi è piaciuto perché io ho preso il bagno. No, che il bagno, il dove siamo andati a cena. A me è piaciuto, solo che mi ha fatto cagare mollo. Anche questo è essere Sasha dolce. Tu caghi sempre mollo. E vabbè. Devi avere qualche strana cosa nel corpo. Secondo me ho tipo un omino dentro che, tipo, sì, che rompe la cacca e la divide in due pezzi. E dicevo, siamo andati lì, io ho mangiato un salmone che, vi dico solo, ci ho messo un sacco di sale e poi comunque non mi piaceva lo stesso. E poi dopo a ma cena... Ma Sasha non è abbastanza troppo dolce. E dopo cena abbiamo lasciato gli altri a giocare, nel senso, in giro, io ho portato lui a fare la cacca a casa. E poi siamo crollati, cos'era, alle 10, fa anche le 11, e siamo svegliati adesso che è mezzogiorno, perché eravamo stanchi, perché la notte prima io non avevo dormito. Abbiamo dormito almeno 12 ore. Sì, dammi un bacio, 12 ore. Dai che dopo mi dà dello stronzo. E niente, adesso gli altri oggi sono usciti di mattina a farsi un giro. Siamo in vacanza, siamo in vacanza. E siamo rimasti a dormire, oggi arrivano anche Stella, Marina. Sì. E Sasha mi scaccola. Adesso stanno tornando a casa perché tra un po' andiamo a pranzo. Quindi che schifo. Vi dico solo che ho scaricato Pokémon perché ho scoperto che sono leggendari. E lo andremo a cacciare. Anch'io sono leggendario, per questo che non ci lasciamo. Ma che tipo, non è vero. Sasha è il mio leggendario. E ora ci alziamo con calma e andiamo a mangiare. Per colmo. E a proposito di Pokémon, cioè, sono riuscita a fregare il wifi, perché sapete che se un'applicazione più di tipo 100 mega non te la fa scaricare senza il wifi. Noi non abbiamo un wifi che funzioni, quindi ho fatto fare l'hotspot a Sasha e mi sono presa tutta l'applicazione che non avevo più scaricato del telefono nuovo. Quindi ora siamo in giro, Sasha mi stava tenendo il telefono e non so se potete vederlo, ho trovato un Hitmon Top che non avevo mai visto prima, perché mi sono fermata un'altra generazione. E Hitmon Top ora va nella mia borsa. Come immaginerete, ho un grande amore per le pannocchie e per Surre. Vabbè, ci sta, Surre e le pannocchie. Mentre sono illuminata dal signore e qua è tutto appannato perché è sempre dall'acqua del cocco, volevo dirvi una cosa: io vado in parrucchiere di Lissone e praticamente prima di fare l'ultima operazione ai capelli, l'ultima tagliata, mi hanno detto: sai che vai a Ibiza? C'è un mio amico che ha aperto una pizzeria che si chiama proprio Anima, come il tuo fidanzato. Se volete andateci. Ho detto: sì, vabbè, dai, in tutto Ibiza, dove vuoi che sia. Raga, non ci voglio credere, è lì. È lì. Amore, ma sei già così ricco da aprire un... Non volevo dirtelo, amore, sono le sorprese che voglio che scopri. Yeah! E sono tutta buia. Ho chiamato la parrucchiera perché ho detto: sarà un caso, nel senso che sarà un altro ritratto. Invece no, era proprio quello. È il destino, ragazzi, il destino. Dopo la cena di ieri finalmente si mangia bene. Mentre mangio i miei spaghetti è uscito Snubble. Io adoro perché mi ricordo l'episodio delle vecchiette Snubble. Ve lo ricordate Snubble? Secondo giorno di mare, ho sfoggiato il mio fantastico bikini. Guardate che bello. Amore, vieni che ti faccio una sfilata. No. Vai. Pa, pa, pa. Ho l'infradito, cado. No, 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 sono una vera modella, anche con l'infradito può camminare. Non so camminare. No, no, cammina e basta. Pana, pa, 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 na, pa, na, para, pa, pa, na, na, para, pa, 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 para, pa, pa, pa. A voi, Sabrina Cereseto, paparra, detto infradito, paparra, para, pa. Guardate che sexy, guardate che snella, guardate quanta trippa c'ha nella gamberella. Sasha mi ha fatto notare che mi sono dimenticata di vestirmi e sto andando in giro per Ibiza nuda. Lo stavo per dire io. Vabbè, anzi, dettagli. Finalmente vi faccio vedere il mare. Sempre se loro non si cappottano. E il mare dove ci andiamo anche noi. Anche se là in fondo qualcuno ha urlato e penso siano già i nostri. Vediamo se li becchiamo. Ecco, quelle teste là sono Surri, Ste e tutti gli altri. Questo è l'asciugamano di Surri. E gli metto un dito nell'occhio. Ciao Surri. E Sasha ora si fa male. Guardate come si fa male. 3, 2, 1. O prende qualcuno in testa in alternativa. Zero. Ah, raga, non so se si può vedere, mi sa di no, ma tipo sono al mare, ah sì, ora vedete. Ho aperto a casa spiaggia, ci sono 2 milioni di Pokémon, così tipo random. E adesso me li prendo tutti senza che mi guardino, perché tutti dicono: oh, che figa quella. Io chiappo Pokémon.
fa ridere il fatto che partendo non mi si apre la videocamera, che io non ho fatto il bagno nel mare per non bagnare i capelli, perché non ne vale la pena bagnarmi i capelli per stare in acqua tipo mezz'ora per poi averli bagnati fino a dopodomani, perché quel phon fa schifo, e per lavarmi con quell'acqua che fa schifo. Ho scoperto che tipo le docce qui al mare sono dolci, non sono salate, invece qua negli hotel sono salate, quindi non so se è un problema di Ibiza di quest'anno, non lo sappiamo. E quindi giustamente non ho fatto il bagno nel mare, ma l'ho fatto lì, nelle docce del mare. Beh, cap, così si fa. Potete lamentarvi che di mare avete visto ben poco, perché sono crollata dal sonno anche questo giorno. Ma con un sexy Sasha che si sta lavando i denti, che non è neanche a focus, e ora lo è, guardate quanto è sexy. È bellissimo, si sta lavando i denti con l'acqua della bottiglia, perché come vi ho detto l'acqua qui fa schifo, è salata, è terribile, terribilmente schifosa, lo avete notato dalle mie storie. Ora riproviamo ad andare al mare un po' di più, perché finora siamo andati soltanto un'ora, quindi ora si va a pappa e poi al mare, sperando che qualcosa oggi lo possa registrare. Ma non assicuro nulla. Al massimo fate la vacanza con noi mangiando. Scusi, ha per caso visto i miei semi di zucca? No, posso passare. Che cos'ha dietro lì? Che ha una protuberanza strana. È proprio a forma dei miei semi di zucca. No, eh? A parte che non sono di girasole, ma sono di zucca. Tu ieri li hai chiamati per tutto il giorno semi di girasole, e anche tu. Zucca, come le vostre teste. Cambio di programma, adesso non andiamo al mare, bensì nella piscina di casa, che magari dall'immagine iniziale avete visto che sembra carina. In realtà Sasha e Tudor ci sono andati e hanno detto che è una roba tipo indecente, che l'acqua è tipo piena di cloro. C'è uno zago! Mamma mia! Ciao! Ciao! Papà, guarda! C'è il zago! Zago! Ehi, piccolo! Ciao! Mamma mia, come sei bello! Ciao! Papà, guarda che carino! Bambini, sono un po' spaventati, ma era troppo carino e devo salutarlo perché mi manca il mio. Tudor deve andare a fare la spesa. Prima il gonfiabile. E dicevo, siccome andiamo in piscina, posso fare così, così almeno vedo quello che registro. Abbiamo deciso di comprare tipo... In realtà io volevo il materassino quello enorme, enorme, enorme. Solo che costa una cosa come 40-50 euro. E per un giorno, poi non so neanche se riesco a portarmelo in Italia. Non so se prenderlo. Adesso vediamo. Magari me lo prendo lo stesso. Sceglieremo insieme. E poi devo comprare tipo un paio di materassini normali, perché non ci sono le sdraio, così prendo un po' di sole. Oh yeah. Eccoci arrivati. Effettivamente sono, questi costano 10 euro. Potremmo prendere un paio. Questo addirittura 5. Quindi io si può prendere un paio di questi. Oppure io vorrei o il cigno gigante. Oppure no, la cacca non la voglio. Guarda che bello, quell'oca gigante. No, la mantra no. La mantra no. Ah, non è la mantra, è la manta. Quella papera mi piace un sacco, enorme. Il canotto. Guarda quello gigante. E dietro c'è il cocomero che non posso farvi vedere. Ma l'avete visto inizialmente nella clip, perché ce l'avevano due spagnole, quelle che poi sono messe a ballare. Quindi ora scegliamo. Il cocomero è questo? Il sottomarino. Eccolo qua, il cocomero, bellissimo. E poi non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Gli chiediamo lo squento. Che non famo? Non prendiamo il boccaglio, cerchiamo i granchi in piscina. In piscina non ci sono i granchi. E poi mi prendo anche la maschera per andare sott'acqua come i bambini, perché io con la maschera andrò sott'acqua a fare la divanima. Dobbiamo gonfiare il cocomeros. E anche questi. Yeah, la stress. C'è star cocomeros e due materassas. Hai registrato il tuo spagnolo fantastico. Il nostro cocomeros sta prendendo vita. Ecco il mio cocomero, e ecco come io l'avevo preso per le donne, ma i maschi si sono appropriati. Ah, ecco cosa ti facevi là sopra. Sei andata a recuperare il pallone. Cioè, ma ragazzi, guardate che sexy, che assurri. È incredibile, ragazzi, io fossi in voi proverei a fidanzarmi con lui. Poi con questo pallone, fai una cosa sexy per Instagram. Yeah. Ragazzi, screen Instagram. Vediamo Albert, che anche lui fa il pesce morto. E quei due là che si stanno toccando. Quei due si stanno toccando, giuro, li ho visti toccarsi. E fanno finta di giocare a beach, sì, certo. Sì! Se mi buchi l'anguria, poi ti buco io, eh. Ed in tutto questo mi sono comprata la maschera dei bambini e ora vediamo come mi sta. La state combinando? Come siete carini. Dai, nuotate, nuotate. No, che schifo. Ragazzi, siccome la videocamera, tra l'altro zoomata, non si può portare in acqua, perché questo è un buon dare. Ho fatto qualche video, qualche storia col cellulare, quindi ve li farò vedere. Si sono ribaltati direttamente così. Adesso sapete che io ho paura dell'acqua, ma con la maschera non ce l'ho. La maschera dei bambini. Faccio il tuffo, eh. Siete pronti? Faccio il tuffo! Lo faccio!
si va anche a nuotare. Aspettate. Cabriola. Invece, brava. Sono 50 kg pure ignoranza. Allora adesso facciamo guidare le donne, cioè le donne che hanno avuto un padre pilota, però facciamo guidare le donne. Pronto?